Ciao ragazzi, namaste. Adesso ho visto, mi è arrivata la notifica che c'è un video di quella ragazza Angie Woman, qualcosa del genere, che sicuramente fa allusione al Angel Woman, qualcosa del genere. Madonna, questa ragazza ti fa morire da ridere, cavolo. È proprio la sorella gemella, caratterialmente, di Angelo Duro, cavolo. Se sapete chi è Angelo Duro, andate a cercarlo. È quel ragazzo che era alle Iene, che faceva finta, cioè dava fastidio ai VIP. Sempre incazzato, perché a me, cioè, lo dici così, bellissimo, ma la ragazza anche questa è isterico erotica sempre, è bellissimo ragazzi, andate a vedere, cercateli tutti e due, Angelo Duro su YouTube e Ange W Womon Womon, bellissimo. Come sempre i miei video sono dalla macchina, perché è l'unico momento in quale io mi annoio e devo fare qualcosa. È sempre. Adesso sapete anche voi con quale frequenza faccio io la spesa. I miei video escono quando io faccio la spesa. A parte quelli che li sto postando magari presi dall'altra parte, con quella intervista del scienziato francese o un altro, non lo so cosa dire, della coronavirus, quasi quasi, cioè, non so. A parte che non sono preparato, non so cosa dire. Io posso tirare un po' le conclusioni, posso dire la mia da ignorante in materia. A me comincia a stancarmi di brutto, ma di brutto. Io non vedo la mia ragazza dal 4 di marzo, quando hanno fatto la chiusura, e io pensavo veramente che adesso al 4 comincerà tutto come prima, perché io adesso son rimasto in casa chiuso, ho fatto tutto quello che dicono loro, eppure 420 morti anche ieri. Per me non è cambiato niente, non lo so dove cazzo arrivano tutti questi contagi, se eravamo tutti chiusi in casa. Non venite con, cioè, il mio punto di vista è semplice, non andate lì a cercare di convincermi con le cose. Sì, però non me ne frega niente, a me i numeri e tutti gli altri numeri non me ne frega un cazzo che quelli dei morti. Scusa, questi che muoiono adesso sono di quelli che magari erano parte contagiati prima della chiusura totale, del blocco in casa, però anche forse una percentuale di quelli che magari hanno rispettato anche la chiusura, Secondo me, cazzo, si trasmette nell'aria, cavolo, non lo so, sì, io penso di sì. Basta, ma non me ne frega un cazzo, comincia a rompermi i coglioni, comincia a stancarmi, cavolo. Comincia veramente a stancarmi questa cosa. E lasciate aperto, è la libera scelta, ognuno, se uno va a abbracciare
le prostitute in viale Zara e i trans in Fulvio Testi, allora va bene. E non si mettono la maschera quando baciano i trans. E uno, secondo me, solo così può sparire. Basta chiusura, andate a lavorare come faccio io, cazzo. Basta, andate a lavorare barboni. Barboni. Cioè, lasciateci lavorare. Non cambia un cazzo. Dovevate fare questa chiusura quando avete scoperto già i primi 100 non morti, certo, 100 contagiati. Allora sì che era una soluzione per risolvere questo problema. Ma secondo voi io devo mettere? Guarda, vedo le persone, non è che sono ignorante, lo so, però sono nella mia macchina. Nella mia macchina smart da due posti, non ho nessuno con me, non ho mai portato nessuno in questa macchina a parte mia ragazza prima del 4 marzo. E cazzo, perché devo mettere la mascherina anche dentro nella macchina? Infatti mi hanno fermato la polizia, non avevo la mascherina, era sul appoggiata qua. Mi sono fermato, tempo che è arrivato la polizia, io mi sono messo la maschera e non ha detto niente. Ecco, me la metto adesso, perché questo fa anche, questa è anche figa, l'ho presa in Nepal. L'ho già detto anche questo, forse non c'è più un cazzo da dire. Questa mascherina l'ho presa in Nepal, ecco, lo dico un'altra volta, perché lì non puoi girare senza mascherina, perché uno per la polvere, due anche per proteggerti. Non ho niente, cazzo ragazzi. Solo che adesso ogni colpo di tosse, porca miseria, bevi l'acqua, ti va una goccia attraverso, cominci a preoccuparti. Una giornata strana, cazzo, le nuvole, però c'è quel sole così sfumato, strano, non fa né caldo né freddo, e c'è tanta umidità, sento, sto sudando, cavolo, ho anche l'aria condizionata accesa. Ecco, dicevo, stavo dicendo che vado a fare la spesa. Basta, mi sono rotto il cazzo. Minestre ne ho mangiate abbastanza. Certo, li facevo con la carne, non. Però io sono un carnivore, Cioè, io toglimi tutto, ma non la carne, Toglimi tutto, ma adesso vado, voglio comprare le salsicce. Voglio fare salsicce con i fagioli, perché ho sentito ieri alla radio DJ, ha chiamato qualcuno e diceva che sta preparando, sì, un, che cavolo era? No, comunque uno che stava preparando salsicce con i fagioli, vabbè, salsicce con i fagioli compro anch'io, poi hamburger, però stavolta ho visto un video, lo voglio preparare io, hamburger fatto in casa, birra, ragazzi, birra Moretti rossa, è la prima volta che l'ho bevuta, non ho mai bevuto prima, l'ho bevuta a Cracco, nella galleria, sono andato a mangiare la famosa pizza, e lì abbiamo ordinato le birre e ho bevuto la birra rossa e ho manco guardato, cavolo, sono uscito da lì ubriaco dopo aver bevuto una birra.
7,2 gradi, cazzo. Però buonissima, buonissima. Da allora, prima la mia birra preferita era l'Efe, quella birra. Mortacci tua, criminale di merda. Dio, Madonna, Santa Vergine Maria, Graziano bastardo, Tina Troia. Minchia, uno in mezzo alla strada. Già mi sono visto saltato fuori, uscito fuori dalla finestra con tutte le mosche intorno, perché ormai sono uscite le mosche. Madonna. Sì, volevo fare hamburger, perché ho visto un video su YouTube e... Poi cosa? Non lo so, questo weekend mi ammazzo di carne, vaffanculo. E poi a me piace quella grassa, ragazzi, no? Il muscolo di cazzi, di mazzi, di pollo fighetta, ma che cazzo? Chi cazzo mangia carne bianca? Carne bianca è per malati terminali, cavolo. No, che cazzo, polletto. A me polletto mi sta qua. Non riesco a digerirlo. Tutte le robe che voi considerate leggere, a me mi stanno qua. Legumi, verdure, polletto, qua mi stanno. Io non digerisco quelle cose che voi digerite come le capre. No, basta. Io roba... Quello che per voi è roba pesante, per me è il massimo della digeribilità. Ecco, l'ho detto. Più carne è grassa, più è buona. E fanculo tutti i nutrizionisti del cazzo. Se vuoi dimagrire, io ho dimagrito quasi 20 kg in 3 mesi, quando ero in Nepal. Ma mangiavo, però mangiavo poco. Puoi mangiare tutto quello che minchia a voi, mangi poco. Alzati dal tavolo prima di sentirti sazio. Non ti preoccupare, dopo 10 minuti, 5 minuti, anche se tu hai ancora fame quando ti alzi, ti passa. E te ne accorgi, cazzo, ho mangiato molto poco e guarda, mi bastava. Solo che lo stomaco, per il piacere di mangiare, ti fermi lì a incoscienza, a mangiare come un porco, come io faccio ultimamente. Però devo dimagrire, assolutamente. Cioè, arriva l'estate, prova costume, ragazzi. Chissà dove andiamo in vacanza quest'anno. Dove? A fanculo. Meno male che io ho la casa in montagna, cavolo. Il lago vicino. Io e la mia ragazza possiamo andare a fare canoa sul lago, posso andare a volare se si apre, facciamo passeggiate in montagna, qualche scappata al mare lo facciamo sicuramente. Secondo me quello che abbiamo pianificato, il giro in Romania col camper, è saltato quest'anno, sicuramente, perché non penso si calmerà la situazione. Quindi è così. Guarda, polizia adesso. Speriamo che mi fermi. No, non mi ferma. Ha già fermato un'altra macchina. No, carabinieri addirittura. E lì mi hanno fermato anche l'altra volta. Solo che io venivo dopo aver fatto la spesa. Certo, ha detto, voglio vedere se hai fatto la spesa, l'ho fatto vedere e basta. E cazzo, io vivo in cucuzzol della montagna, cavolo. Come, da dove cazzo compro quello che mi serve? Ho visto un altro straniero, ci bombarda ancora con i video. Ero felice vederlo prima, però mano a mano che passa si vede di nuovo lo stesso atteggiamento, lo stesso andrà tutto bene, la filosofia del cazzo. Ma dice le stesse cose, è noioso, noiosissimo, porca miseria. Santo cielo, com'è noioso. Certi concetti che fa lui, che dice,
sono già, cioè non ti viene nemmeno, sono ovi, sono, come si dice, è più che normale che sia così, non vale nemmeno discutere. Vabbè, si vede che la fame lo spinge. Quando stava bene se ne fregava, adesso ciao frate, no, ciao frate, ciao amica, sempre così a leccare il culo. Mo se arrivano di nuovo pacchi vedrai com'è. Già è cominciato qualche servo di merda e ho fatto un regalo. E lui vuole vendere quel camper lì, ma cazzo, quello direttamente è tutto marcio, cavolo. E non è neanche camper, che cazzo è quello? Può andare a buttarlo direttamente. Ma neanche i zingari, cazzo, neanche nei campi rom fermo non serve a nessuno perché fa cagare dentro. I zingari, quelli che stanno nei camper, certi hanno dei camper da 100.000 euro, non roba da 3.000 euro. Cioè, che cazzo 3.000 euro? Quello non costa neanche 3.000 euro, quello di Lorenzo. Vabbè, dai, ho sputato anche un po' di veleno. Sto tornando io, cavolo. Si vede che la mancanza della mia ragazza, per non dire mancanza di affetto, mi fa diventare cattivo. Che due coglioni. Ciao ragazzi.